cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Benvenuti, bentornati in questo nuovo video, qui è il vostro Mr. Frubi. Spero che abbiate passato tutti delle buone vacanze. Oggi siamo qui con un nuovo video dove vi porto la SVA 545 e il VSP9. Sono due armi un po' che non vengono utilizzate, che nessuno si caca, ma adesso io vi spiego il motivo per cui dovreste utilizzarle. Vi ricordo subito di lasciare un mi piace e un bel commento, di venirmi a seguire su Twitch tutti i giorni in live, MR Cilindro BM, e se avete bisogno di contattarmi su Discord, il mio ID è MR Cilindro BM hashtag 7158. Allora, partiamo subito con la classe che vi faccio vedere. Allora, questa è la SVA, che ha canna di precisione, volata, silenziatore Spitfire, sottocanna impugnatura Bruen, l'ottica Iuso AIM OPV4 e il caricatore da 60 colpi. Sullo SVA ho come rinculo orizzontale più 3 e come rinculo verticale 19. Passiamo alla VSP9, vi dico anche qui la classe subito. C'è silenziatore Infiltrator, impugnatura angolata, caricatore da 50 colpi, ottica lastra riflettente MK3 e l'impugnatura Marauder. Allora, perché utilizzo queste armi? Vi dico anche che su quest'arma qui, su questa mitraglietta, utilizzo 15 sul verticale e meno 2 sull'orizzontale. Vi faccio vedere subito perché utilizzo questo assalto e questa mitraglietta. Allora, andiamo nel poligono, vi faccio vedere questa cosa qua. Andiamo al poligono. Se noi utilizziamo il Pulemont, che è una mitragliatrice leggera, controlliamo di aver messo le tre piastre, ci sono, ok. Se noi utilizziamo il Pulemont sparando alla testa, allora spariamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colpi, vedete 92, 8 colpi alla testa per buttare giù il manichino. Adesso prendiamo l'MTZ e vediamo quanti colpi ci vanno. 1, 2, 3. Ok, l'MTZ ti butta giù con 3 colpi. Se noi andiamo a prendere un'altra classe che ho io, tipo l'Holgert, se non sbaglio, 5, 5, 6, lo mettiamo a colpo singolo, vediamo quanti colpi in testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colpi, ok. Passiamo adesso allo SVA. Ok, passiamo allo SVA e vi faccio vedere, mettendolo a colpo singolo, lo SVA. 1, 2, 3, 4 colpi, ragazzi. 4 colpi. È un assalto che spara 4 colpi. La mitraglietta VSP9, se facciamo lo stesso discorso rispetto alle altre mitragliette, adesso non ve le faccio vedere di nuovo le prove, ma è per rendervi il discorso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colpi di mitraglietta, avete ucciso uno. Ora, è vero che non sparate sempre alla testa. Comunque, adesso passiamo. Io uso l'anti-recoil, adesso default quick edit, ok? In questo momento, per come è il gioco, per come hanno messo i rinculi alle armi che vanno tutte a zighi zaghi, mi trovo meglio rispetto al precision. Allora, adesso ci mettiamo qua e proviamo a sparare. Mettiamo qua e proviamo a sparare. Guardate l'aim assist come lavora quando si sposta l'omino. Mettiamo qua. Ragazzi, io non sto toccando gli analogici, eh. Cioè, se volete vi attivo la cam un attimo, perché così almeno vedete. Allora, ci mettiamo così, pollici alzati. Vedete, eh? Cioè, è un laser quest'arma. Se poi riuscite a sparare one tappando, cioè così,
è micidiale. Anche per la mitraglietta. Vedete, raga, queste armi sono, le hanno fatto un aggiornamento per un po' di SVA. Comunque, questa è la SVA. E poi passiamo alla VSP9. Beh, questa è, sarebbe la Uzi, se non anche la Uzi. Sì, dovrebbe essere la Uzi, perché poi l'altra più piccola è la micro Uzi, se non sbaglio. Comunque, anche qui abbiamo un rinculo perfetto, una canna bella silenziata che non è rilevabile dai radar. Come avevo detto prima, laggiù l'ultimo manichino, questo qua, stiamo sparando a 56 metri, cosa che difficilmente voi farete con una mitraglietta, perché al massimo arriverete a 30 metri, che è questo qua, 26. Con lo standard, ragazzi, si blocca un po' di meno il rinculo, ok? Dovete gestire un po' di più voi, ma vi assicuro che per come vanno adesso le armi, io mi sto trovando meglio con lo standard. Vedete? Ricordatevi sempre di fare lavorare l'aim assist, quando sparate. Vedete che si blocca di meno, ok, l'antirinculo standard rispetto al precision, perché il precision, quando voi sparate qui, lo standard si blocca un po' di meno. Il problema è che queste armi adesso hanno dei rinculi strani, e quindi con il precision vi potrebbe capitare che non riusciate bene a sistemarle, anche cambiando 1000 accessori, perché loro tendono a farvi sempre questa cosa qua. Cioè, tendono a sparare giù e poi fanno così. Adesso ve lo faccio vedere, ma i rinculi che hanno le armi adesso sono giù, poi vengono qua e vengono così. O dall'altro lato. Comunque tendono sempre a fare una Z. Ora vi do una prova. Ragazzi, mi raccomando, venite su TikTok a lasciare un like, un cuore. E adesso inizieremo anche la serie. Tra l'altro Amazzonio mi ha scritto che mi sta consegnando i cuscinetti per le cuffie che ho trovato, quelle che avete visto su TikTok, raga. Ho trovato queste bellissime cuffie che non so chi è il pazzo che le ha buttate via. Comunque adesso inizieremo anche la serie di restauro. Vi faccio vedere gli ultimi due spari. Allora, raga, siamo arrivati alla fine. Spero che questa build vi piaccia, che la proviate. Spero che vi sia stato utile questo video. Se avete bisogno, chiedetemi, io sono sempre qua. Un saluto e ricordatevi di lasciare un like. Buona giornata a tutti.